che do il benvenuto sulle frequenze di Radio Yes all'interno della città nel pallone a mister Italo Galbiati. Mister, buongiorno. Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti. Ben trovato mister, buon pomeriggio. Grazie. Buongiorno mister. La prima domanda che le volevo fare è quella relativa ad un commento fatto anche da Franco Tancredi in settimana: se l'Inghilterra è arrivata ai quarti è merito anche nostro, e si riferiva a lei, a Fabio Capello, a Baldini. Che ma dice? Credo che i meriti vadano suddivisi a reparti, diciamo. Fabio Capello è il coach, perciò è responsabile. Poi credo che i meriti vadano anche allo staff, perché è un gruppo di lavoro che sono anni che siamo assieme. Anche a Roma eravamo assieme quando siamo stati 5 anni a Roma, perciò siamo collaudati, ecco. Mister, un'altra imbeccata invece è arrivata in settimana da Rooney, che ha ritrovato il posto da titolare dopo la squalifica, ha ritrovato anche il gol. È un ingrato? Sì, un ingrato. Stato molto tenero con mister Fabio Capello. No, vabbè, ma i giocatori sono ingrati, cioè non rispettano niente, basta che adesso è ridiventato ancora titolare dell'Inghilterra, prima è stato zitto, tranquillo, si deve guardare come ha fatto il mondiale in Sudafrica, allora poteva parlare. Secondo me ha sbagliato, dicevo, che Fabio Capello era uno che si faceva sentire, rispettare e si faceva soprattutto capire con l'inglese, non snobbarlo dicendo che adesso sanno quello che devono fare. Penso che i giocatori sappiano già quello, perché il calcio è universale, c'è una lingua sola, il campo, il calcio e il pallone, perciò e dei allenatori o dei preparatori, ecco. Parla il rettangolo verde sicuramente. Sì, sicuramente. Per me, io che c'ho un po' di anni la vedo così. Poi sono i giocatori che non so, uno può rimanere male perché è rimasto fuori, però lui è venuto in Sudafrica, ha giocato così perché per dei suoi problemi e nessuno li ha mai tirati fuori. Adesso andiamo a giocare in Montenegro, all'ultimo minuto tira una scarpata senza motivo e si becca 2 giornate. Sì. E viene a insegnare a noi o a Fabio Capello il modo di comportarsi oppure il modo di esprimersi. Boh, c'è stato un cambiamento di rotta anche per quello che riguarda la tifoseria. Ora si ama quasi di più l'Inghilterra. Che cosa è successo? Cioè il passaggio da Capella a Oxon, ora anche magari l'accesso ai quarti di finale, perché ora il tifoso dell'Inghilterra si è riavvicinato alla nazionale? Ma guardi, l'Inghilterra e i tifosi sono molto legati, ma anche quando c'eravamo noi, quando giocavamo a Wembley c'erano sempre gli 80 e i 90.000, con rispetto, non ho mai sentito una volta fischiare, solamente una volta solo abbiamo fatto 0-0 con la Svizzera, un qualcosa, ma sempre a pro di Fabio, sempre, cioè i tifosi sono sempre stati con noi. Certamente adesso perché prima erano tutti tranquilli, adesso sono andati nei quarti e giocano con l'Italia, adesso si sentono tutti protagonisti, anche i tifosi, però il tifoso inglese è così, anche se noi abbiamo trovato tramite i giornali un po' di difficoltà, questo è vero, perché gli italiani non è che sono visti bene. Sì, purtroppo sì. Mister, a proposito della partita poi tra Italia e Inghilterra, che tipo di formazione oppure di fase tattica costruirà proprio Roy Hodgson per ingabbiare l'Italia? L'Italia che abbiamo visto un po' lenta e macchinosa. Sì, ma guardi, l'Inghilterra rispetto di quando c'eravamo noi, adesso hanno imparato a giocare alla Di Matteo, al Chelsea. Giocano tutti dietro la linea della palla, sono in 8. Con Rooney che gioca di mezza punta e Welbeck davanti, e si difendono in 8, sono organizzati bene, è una squadra solida, sono forti fisicamente, sono bravi di testa, è una squadra che va presa con le molle, sono bravissimi nelle ripartenze perché sono veloci, perché in mezzo al campo hanno gente con i piedi buoni come Gerrard e come Parker, sì. Davanti hanno gente veloce come Welbeck, Rooney o Walker se gioca, o Chamberlain o Ashley Young, c'è tutti i giocatori che sono rapidi. Ecco, l'Italia deve stare attenta nelle ripartenze, perché questi quando ripartono fanno male. Nella sua guida tecnica dell'Inghilterra c'è qualche giocatore che l'ha proprio colpita in maniera particolare, ha detto questo farà una carriera veramente incredibile in futuro? Cioè, Fabio Capello ha sposato una linea della gioventù, no? Cioè noi con Walker, Wilshere, che è il giocatore forse più bravo non c'è, perché Wilshere, che è un centrocampista dell'Arsenal, che è infortunato, ha avuto i problemi alla caviglia grossi. Poi Welbeck, cioè anche come c'è Chamberlain, sì. Walcott, cioè tutti i giocatori giovani, 19, 18 e 20 anni, sono giovanissimi. Ha sposato una linea della gioventù,
e sicuramente Fabio l'avrebbe fatto giocare tutti assieme al mondiale perché credeva in questo progetto qua. Sicuramente oggi come oggi, secondo me il giocatore bravo, un talento, è questo Chamberlain, che ha 18 anni e sarà un emergente sicuramente, è un talento puro. Adesso Oxon lo usa a gocce, no, perché è un ragazzo di 18 anni. Poi c'è il solito Walco, poi c'è Rooney, poi c'è Welbeck, c'è tutta gente giovane, insomma, Ashley Young, cioè, però il giocatore diciamo che non è più giovane, ma il vero giocatore, il vero leader, il vero fuori classe è Steve Gerrard. Ah, sì. Steve Gerrard è il giocatore vero, è un uomo ed è un giocatore con noi, era molto legato, ha lavorato bene, purtroppo ha avuto dei problemi, e questo l'abbiamo, sì, non abbiamo potuto affrontare durante l'annata. Due infortuni molto, molto gravi. Sì, ecco, questo qua, secondo me, è il giocatore più importante che ha l'Inghilterra a livello di immagine, ecco, ma anche di gioco. Più forte di Gerrard o De Rossi? Anche perché ieri il centrocampista della Roma ha parlato molto bene del capitano inglese. Quindi si è creato questo parallelismo qui nell'etere romano che lei conosce, sì, anche molto, sì, bene. No, beh, Daniele io l'ho avuto nei ragazzi, lo portavo con la prima squadra con Fabio, perciò lo conosco bene. Daniele è un grande campione, è un grande giocatore. Si assomigliano un po' come tipo di gioco. Si assomigliano e diciamo, forse Daniele è ancora più geometrico di Gerrard. Gerrard è più uno che guarda la palla, due o tre tocchi, poi lancio lungo per le punte che sono veloci. Invece Daniele è anche un rifinitore, è uno che va dentro in area di gol, fa anche gol. Gerrard non è che ne faccia molti, cioè si, diciamo, sono quasi alla pari, ecco. Se c'è da dare un voto lo do per Daniele, perché è stato un ragazzo dei nostri ed è italiano, sicuramente per Daniele. È certo, è perché, certo. Perché Daniele è un talento. Mister, poi un altro paio di domande, no? Una per fare un pochino polemica. C'è qualcuno che ha sempre detto che praticamente Fabio Capello ci metteva la faccia, Fabio Capello era il manager, ma chi effettivamente allenava le squadre di Fabio Capello era Italo Galbiati, perché Capello a livello tattico e comunque aveva delle lacune. Che risposta dà a questa polemica? E poi, guarda, io non voglio fare poi la ringrazio per che mi ha nominato, ma io per educazione con Fabio sono 25 anni che lavoriamo assieme e io per rispetto tutto il lavoro che ho fatto io non l'ho mai fatto di mia iniziativa, ma bensì tutti i giorni a chiedere a Fabio il programma di lavoro e lo facevamo, alle volte lo svolgevo io, alle volte lo svolgeva lui, cioè non è che io ero quello che facevo la tattica, la facevo sì, ma su ordine di Fabio, cioè non è che io prendevo le iniziative, anche perché mi sembrava scorretto, o no? Certo, sì. No, è per questo le ho chiesto questa precisazione. È validissima la sua domanda. Un'altra cosa, me l'ha fatta in tanti, perciò risponde sempre quella. Un'altra cosa che volevo chiederle: che idea si è fatto di Zdenek Zeman come allenatore? E è rimasto sorpreso dal fatto che Baldini abbia deciso di ricominciare proprio da Zeman? Guardi, io in Zdenek Zeman ho una stima immensa, perché è un allenatore che dal niente tira fuori il tanto. È un allenatore che esigente, giustamente, è uno che fa lavorare. E alla fine tutte le squadre dove lui ha allenato hanno sempre fatto bene. Chiaramente poi dipende un po' anche dai giocatori che ha avuto. In tante squadre magari non sono andate tante bene, perché magari non tutti i giocatori seguono il suo lavoro. Ma basta che i giocatori seguono il suo lavoro, e vedremo sicuramente quest'anno la Roma, perché sarà una grande squadra e sarà un grande campionato, perché l'uomo c'è e l'uomo sa quello che vuole. Comunque io, guardi, ho una grande stima nell'uomo, perché è uno che parla poco, ma quando parla pizzica, e pizzica tanto. Un istruttore di calcio più che un allenatore, anche un educatore per molti. No, una persona stupenda. Io personalmente non lo conosco, lo rispetto, perché è un uomo che è sempre stato messo, magari non gli hanno dato il valore che probabilmente qualche anno fa aveva, che era più giovane, che adesso. Adesso quest'anno ha fatto un campionato straordinario col Pescara. E giustamente Franco Baldini, che ha l'occhio lungo, se l'è riportato a casa. Io gli auguro un grande campionato alla Roma e soprattutto a Zdenek Zeman, perché è un uomo che merita. Parlavamo di Baldini, lei lo conosce molto bene per averci lavorato in molteplici piazze anche con Fabio Capello. Come l'ha visto il ritorno a Roma? Ci sono state delle difficoltà quando poi alla fine
l'artefice di questa Roma americana è proprio Franco Baldini. Come ha visto quest'anno molto travagliato del DG della Roma? Ma guardi, quando vai via da Roma che poi ritorni è sempre un... ci sono sempre delle polemiche, delle cose. Franco Baldini sicuramente sa fare il suo lavoro, è un grande direttore generale, è uno che non mica sta a dormire, cioè uno che è sveglio, è una persona molto intelligente e abile. Chiaramente nelle squadre appena c'è un qualcosa che non funziona, come nella Roma l'anno scorso, che non dico sul piano del gioco, ma sul piano dei risultati non sono venuti, e chiaramente vanno a prendere la società che rispondeva in prima persona, rappresentata da lui, sì, Franco Baldini, e in seconda persona Luis Enrique, che io lo reputo un ottimo allenatore, però purtroppo non ha avuto il tempo, non ha avuto a disposizione tutti i giocatori, ha avuto un sacco di problemi, e questo è il calcio. Comunque per Luis Enrique sono molto, molto dispiaciuto, perché un ragazzo penso che meritava qualcosa in più. Un'altra battuta invece sul simbolo di Roma proprio, Francesco Totti. È ancora lì a dire la sua, è ancora lì ad inseguire i record. Come lo vede Francesco? Francesco è immortale, mortale come giocatore, come uomo. Ragazzo, noi abbiamo avuto, io personalmente ho avuto un rapporto bellissimo con Francesco, come con tutti del resto. Cioè uno che ti, solamente come ti guarda hai già capito quello che vuole, o quello che devi fare con lui. Cioè calcisticamente è un campione fuori classe ed è un trascinatore della Roma. Io auguro veramente quest'anno che sia l'anno ancora che lui possa fare ancora grande la Roma, perché con grande Totti fa grande la Roma. Francesco è straordinario, disse bene Sabatini, anche perché è uno che non molla, è uno che sì, ha carattere, uno che ha i coglioni, ma non lo fa vedere perché è un buono, è un ragazzo, tu lo guardi in faccia, è un bonaccione, no? Come diciamo qui a Roma, veramente un bonaccione. Disse bene Baldini, Galbiati, e Totti rappresenta il sole sui tetti di Roma, sì. Forse la frase più bella che si poteva fare per il capitano. Bravo Francesco, è diciamo sotto la sua ala sono passati tantissimi giocatori e tanti allenatori, però lui è sempre rimasto sempre il numero uno, perché è un vero fuoriclasse, un giocatore, cioè, ci stava anche in questa nazionale qua, ma ci stava alla grande. Mister, l'ultima... Non c'è polemiche, per amore di Dio. Sì, certo. La mia opinione personale. Certo. L'ultima da parte mia, volevo tornare su Fabio Capello. Nel 2014 sarà il Mondiale in Brasile. Sì. Fabio Capello, noi speriamo che la nazionale di Cesare Prandelli possa fare benissimo in questo europeo, però pensa alla possibilità di sedere sulla panchina della nazionale italiana nel Brasile 2014? No, io guardi, Fabio me l'ha sempre detto, poi l'ha detto anche alla stampa, cioè lui in Italia non lavorerà più, cioè non vorrebbe lavorare più, ma soprattutto la nazionale, Massimo lo diceva sempre, Italo, perché diceva Fabio, dai che ne facciamo uno. No, la nazionale assolutamente non mi va, cioè non la prende, mm-hmm. Non la prende, ma non so nemmeno io, me l'ho mai spiegato. Io, quando gli toccavo questo tasto diceva sì, no, la storia italiana no. Meglio no. Mister, un'ultima cosa, una curiosità: quando è tornato Baldini a Roma, sono arrivati gli americani, si è pensato e si è creduto che ci potesse essere una nuova primavera economica all'interno della Roma, e ha mai creduto alla possibilità di un ritorno di Fabio Capello sulla panchina della Roma? Ma guardi, noi ci siamo lasciati cioè eravamo in Inghilterra, parlavamo, però non ho mai sentito Fabio una volta che, non so, magari confidenzialmente potesse dire Italo la Roma, no, questo no. Magari in cuor suo lo pensava, perché lui è molto legato alla città di Roma, e Roma anche come è stato come giocatore. Poi è stato un allenatore, l'ultimo che ha vinto il campionato. Sì. Cioè lui era affezionato alla Roma, però non credo che lui aveva dei programmi per ritornare alla Roma. E Baldini non ha mai provato a convincervi, ecco. Io sì. Fabio aveva altre nazionali inglesi che non pensavamo che andava a finire così, perché per una fascia da capitano dovevamo dare dimissioni, e ha fatto benissimo. Però non ho mai sentito, no, direi una bugia, ecco. Bene, Italo, che bella chiacchierata veramente che ci ha concesso qui a noi di Radio Yes. In conclusione, un pronostico per Italia e Inghilterra. Esatto. Vi ringrazio. Un pronostico. Quanto finisce Italia e Inghilterra? Io dico 1-0.
Per noi, ovviamente. Sì, per noi, gol di Antonio Cassein. Bene, bene, bene. Mister, okay. Mister Galbiati, grazie, buon grazie pomeriggio. Buona serata a tutti. Grazie di nuovo, un abbraccio. Forza Roma. Sempre. Sempre.